Attenzione! Acquistando da Equivalenza o Pausa Caffè riceverai buoni sconto validi per una fragranza a tua scelta o per un buon caffè presso il centro commerciale Mongolfiera di Taranto. Buon pomeriggio, finalmente insieme, buon anno, per noi è la prima puntata del 2019, 14esimo appuntamento con Chi segna vince, lo spot come lo sappiamo raccontare soltanto noi. Con me, come sempre, Alessio Petrani. Buonasera a tutti e grazie. Alessio Petrani di BruNote.it. Allora, siamo in leggero ritardo, ce ne scusiamo, ma la programmazione è sforata di un attimino, cercheremo di recuperare e di chiudere sempre in perfetto orario. Risultato e classifica Serie D, girone H, regia. Oggi devi correre insieme a me. Allora Alessio, in attesa che arrivi la schermata, un Taranto, eccola qua, intanto i nostri telespettatori la possono... Sì, un Taranto buonissimo, Taranto Sanese 2-0, tutto nel primo tempo con i gol di D'Agostino e di Esposito, due gol di pregevole fattura, altre due o tre occasionissime degli Ionici, soprattutto una da segnalare nel secondo tempo con Croce che da pochi passi ha buttato il pallone fuori, una squadra scintillante, spumeggiante, soprattutto in fase offensiva. Non ci sono insufficienze nell'undici di Panarelli, tutti molto molto positivi, ma soprattutto già da stupore l'intesa D'Agostino Esposito, che ci hanno deliziato con parecchie belle giocate d'alta scuola calcistica. Un attacco così, diciamo, lascia ben sperare per il futuro. Qualche duro ha storto il naso, perché fondamentalmente, andando a leggere le distinte delle due squadre, noi l'abbiamo anche già detto a proposito, da qualche settimana è attiva la nostra pagina su Facebook di Serie Vince, vi aspettiamo numerosi, i vostri like, i vostri commenti, le vostre critiche, se ci sono le accetteremo, perché noi le critiche, soprattutto quelle educate, le sappiamo accettare, le sappiamo condividere. A proposito, salutiamo tutti coloro i quali ci guardano e vanno a riferire, perché è bellissimo, c'è anche questo nuovo sport a tanto, il referente, complimenti, veramente non sapete cosa fare dalla mattina alla sera. Un Taranto che però per molti non ha convinto, perché di fronte avevamo una Sarnese, oggi sono a Scirocco, una Sarnese piena zeppa di under, tenuto conto che nell'elenco delle due distinte c'erano ben 80 anni di differenza, quindi fondamentalmente per molti critici hanno voluto vedere questa partita come una specie di allenamento del giovedì. Io poi ti dirò la mia, anzi te la dico subito così ti tolgo. Difficile, vincere è sempre difficile, cioè vuol dire, una volta che tu vinci 2-0 è tutto facile, quelle sono le classiche partite che se non le sblocchi subito poi diventano pericolose. Sì, sicuramente sì, però queste giocate Esposito già le fece vedere con il Sorrento. Comunque non hai perso, come non hai vinto con Picerno e Cerignola, che hai pareggiato. Hai battuto tante squadre, anche 3-0, 2-0 senza subire gol. Da quando c'è Vito Di Bari non è quinta solo, partita clean sheet, non è solo con la Sarnese che non subiamo gol e subiamo soltanto, se vogliamo, un tiro in porta. Quindi non è il problema la Sarnese. Ho visto un Taranto anche leggermente migliorato, se vogliamo, l'atteggiamento di Esposito che mi ha lasciato grande impressione, D'Agostino, Oggiano soprattutto, si sono andati a recuperare il pallone. Allora, diciamo che un'analisi della giornata spunta il Bitonto Corsari, pareggio nel derby delle Murge tra Gravina e Altamura, il Savoia che con la nuova guida di Campilongo 4 punti in 3 partite spugna Francavilla e Insigni, il pirotecnico 3-2 tra Gelbison e Fasano, la vittoria esterna del Nola per 2-0 che inguaia sempre più Granata, l'ennesima vittoria in trasferta della Fidelis Sandria 1-0 a Bordeaux, il colpaccio all'ultimo secondo dell'Audace Cerignola 2-1 in quel di Sorrento, del tanto abbiamo parlato, e poi AZ Picerno Città di Gragnano 0-0. La classifica, diciamo che vede Picerno e Cerignola, Picerno 41, Cerignola 40, Taranto 36, Bitonto 30, Altamura 29, Taranto, Bitonto, Altamura e Nardò una partita in meno, e Taranto Bitonto si recupererà il 30 di gennaio alle ore 18. Velocemente, si pensava dove, no, dove il Picerno potesse perdere punti. All'improvviso il Picerno incomincia a zoppicare, è un calo fisiologico, come lo interpreti? Cioè, vuol dire, non fare il tifoso, fai il giornalista, lo interpreti questo calo del Picerno? Secondo me normale, fisiologico? Secondo me a lungo andare, da febbraio in poi, il campionato sarà 2
Taranto e Cerignola, secondo me sono le due squadre più forti sulla carta. Il Picerno continuerà intanto a far chiedo bene. Chiedo alla regione di mandare in onda le immagini di Taranto Sarnese. Il Picerno continua. Gentilmente offerte, chiedo scusa, da Studio 100. Grazie. Il Picerno continuerà sicuramente a far bene, però il Taranto si è rinforzato tantissimo. Il Cerignola già da luglio aveva dato idea di una squadra che dovesse e volesse ammazzare questo campionato e non ci sta riuscendo. Ha un allenatore esperto come Bitetto, però ripeto, a lungo andare saranno questi due a giocarsi il campionato. Vedo un Picerno in ascesa pian piano, dopo due pareggi con Savoia prima e Gragnano poi. Diciamo che il Picerno potrebbe anche subire quella forma di appagamento, no? Del resto, voglio dire, intanto le immagini stanno andando, le avete già viste più volte, un Taranto tambureggiante nella prima frazione di gioco rispetto al cospetto di una formazione molto molto giovane come la Sera. Questo è il primo gol, una grande azione di Favetta sulla sinistra, passaggio dietro con proprio l'ABC del calcio. Da quel punto di vista il Taranto con gli over davanti ha dimostrato di essere una vera e propria corazzata. Intanto rispetto. I campionati si vincono proprio con queste squadre piccole, perché ne sappiamo qualcosa. Abbiamo perso un campionato con il Serpentana in casa tre anni fa, esatto. Quindi guai sottovalutare certe squadre. Così come domenica prossima. E diciamo che fra due domeniche poi affronteremo anche il Gragnano, la trasferta di domenica si gioca a Gragnano. Diciamo che la squadra in sé per sé non è ostica, ma io ritengo che sia allenata da uno dei migliori allenatori della Serie D. Un grande tattico, Rosario Campana. Uomo che sa imbrigliare gli avversari. Però secondo me più forte fuori casa, secondo me. Salvaterrato, sette risultati, due pareggi e due vittorie. Sì. Quindi voglio dire, è un Gragnano in salute, il Taranto lo è altrettanto, e comunque voglio dire, alla fine Taranto Sarnese è stato un ottimo antipasto per recuperare il ritmo partita che mancava, perché avevamo saltato la partita. Mancheranno parecchi uomini domenica in casa Gragnano, perché oltre i partenti Chiavazzo a Rotonda, Gassama dovrebbe andare al Potenza, Raffaele Pozziello che è andato al Pomigliano, il portiere Sorrentino, diciamo. Mancheranno praticamente i big che c'erano all'andata, quindi una squadra ulteriormente ringiovanita rispetto a due mesi e mezzo fa. Diciamo che però non dobbiamo prendere assolutamente gamba, è una trasferta delicata, 21 esatto. punti in classifica a pochi punti dalla totale salvezza. Perfetto, allora la regia può saltare le immagini, andiamo a vedere Picerno Gragnano, eccolo qua, e intanto proviamo a entrare in contatto telefonico con Mister De Logu. Mister De Logu è un allenatore importante per quanto riguarda il settore giovanile, e con lui grande esperto di calcio, il cognome la dice tutta, Sardo di Sassari esattamente. Vediamo un po', ecco, queste sono le immagini di Picerno Cittadinano. Mister De Logu? Sì, grazie. Chiaramente Mister De Logu in questo momento è ospite dell'amico Pierluigi Lorenzoni, il quale sarà gongolante perché il suo pupillo e amico Esposito ha deliziato lo Iacovone domenica scorsa. Mister De Logu c'è? Salve, buongiorno. Buongiorno mister, e benvenuti a Chi segna vince. Allora Mister De Logu, un inizio di stagione in quel di Acri, e poi la sua grande professionalità ha fatto sì che in una situazione societaria abbastanza difficile eccetera, onde evitare ulteriori aggravi economici, lei abbia dato le dimissioni, ma questo voglio dire fa parte della vita del mister. Lei è sardo, e il cognome non lo tradisce, voglio dire De Logu è tipicamente un cognome sardo. Un breve commento su quello che è il girone H della Serie D. Quello del girone, anche il girone G, dove serve romano, insomma,
in questi ultimi anni sta andando forte battaglia. Sono tutti gironi difficili, difficoltosi e lunghi. Poi i regolamenti attuali alla fine fanno vincere la squadra che secondo me è attrezzata meglio come rosa, perché con 5 sostituzioni gli staff tecnici possono cambiare gli scenari di una gara diciamo in tempo reale, in modo ampio, ecco. Quindi che ha la rosa folta, numerosa e concreta ed omogenea, insomma, può operare meglio di altre realtà societarie. E diciamo che in questo momento chi ha la rosa più ampia sicuramente sono Taranto e Cerignola, che sono le due corazzate del girone, con la sorpresa Picerno. Ma nel bene e nel male, no? Il fatto che a Picerno vadano pochi spettatori rispetto a realtà importanti, appunto come Taranto, importantissima, cioè, può essere un bene o un male? Cioè, voglio dire, la pressione del pubblico, no? È un aggravio o è uno stimolo per i giocatori che alla fine si devono giocare una promozione unica diretta in Serie C? Senta, mister, sulla falsa riga di quella che è stata il fine della conferenza stampa di domenica scorsa del Taranto, dove alla precisa domanda dei colleghi giornalisti, anzi dei giornalisti, perché non sono un loro collega, dei giornalisti e collega di Alessio Petralla sulla futura campagna acquisti del Taranto, si parlava di under di qualità. Visto la sua grande esperienza, e qualche uccellino mi ha detto che potrebbe a breve arrivare una buona notizia anche per lei in un settore giornalista importante del nord Italia, mister De Logu, avrebbe qualche nome, qualche 2000, qualche 99 da consigliare, vista la sua esperienza appunto con i giovani? Sì, allora ci sono due fasce di giocatori, quelli sopra... No, chiaramente, mi perdoni, è fin troppo ovvio che parliamo di realtà, di giocatori ambiti per la realtà della Serie D come Taranto, cioè perché presumo che un giovane di prima fascia, di grandi squadre, difficilmente possa scendere a Taranto. Voglio dire, faccia lei il consiglio per gli acquisti, vediamo se siamo buoni forieri. Diciamo che è difficoltoso far spostare magari i giocatori che adesso 2000 o 99 fare a 1000 km da casa, ecco, anche soprattutto per il periodo in cui siamo, perché dal nord Italia ci sono in realtà anche a livello numerico diciamo più, non più importante, però più complete, nel senso, se noi facciamo un esempio, in Serie D è in eccellenza, che ne so, gironi come possono essere Lombardia, Piemonte, hanno almeno due o tre gironi, già di eccellenza, più uno di Serie D dove tutti i giocatori in prestito di squadre professionistiche di tante realtà, di A e di B, insomma, come può avere la Lombardia, il Piemonte, mandano giocatori più vicini possibile a casa, quindi è sempre difficile in questo momento mandare giocatori in piazza del sud. Poi è normale che se mi mettono i panni di un giocatore del 2000 e devo scegliere fra andare vicino a casa in una piazza come Taranto, io non avrei dubbi, no? Certo. Però il momento, diciamo, può fare la differenza sulla situazione dell'accettare un trasferimento, e anche perché in questo momento i trasferimenti importanti sono già stati fatti, bisognerà aspettare se qualcuno dai professionisti abbia, diciamo, interesse a rescindere per andare a giocare. Questo è il famoso concetto che le squadre si fanno a giugno, nel mercato di giugno, luglio, agosto, non certamente. La programmazione fa la differenza a prescindere dalla qualità dell'atleta. Certo. Poi voglio dire, ci sono... diciamo a dicembre o a gennaio, ma le squadre, il grosso
grosso della squadra si deve fare maggio-giugno. Sì, diciamo, e poi ci sono le eccezioni, perché per esempio, rimanendo nell'ambito del Taranto, due giocatori, uno come in difesa come Vito Di Bari, che all'improvviso a mo' di tocco magico ha sistemato la difesa, e un fantasista uomo gol come Esposito, sono due elementi che sono un lusso per la categoria e una fortuna averli recuperati nel mercato di dicembre. Mister, l'ultima domanda, ma è vero quello che mi è stato detto, potrebbe ambire a qualche settore giovanile importante del nord Italia? Mi dica solo sì o no, senza, non bruciamo le cose, perché sono più... perché non essendo niente definitivo, fino a primo luglio. Perfetto. Allora, in bocca al lupo, e magari ci risentiremo l'anno prossimo per avere un confronto con un allenatore importante del settore giovanile di qualche importante squadra di Serie A. Mister De Locu, grazie, la lascio al pranzo con l'amico Lorenzoni, grazie di tutto, buona giornata. Perfetto, allora intanto avevamo visto la partita, le immagini di Piceno Gragnano, una partita passata combattuta, pali, parate, salvataggio della linea. Una grande occasione per il Piceno. Ci sarà da divertirsi domenica. Velocemente, siamo in forte ritardo. Eccellenza Pugliese, Premier League, dove l'Alto Salento finalmente riesce a bloccare, Alto Salento Vetrana, riesce a bloccare la ha presi una ventina in tre partite, perde, ahimè ancora perde, ma solo 2-0 contro la Vigortrani, e poi il Casarano Corsaro in quel di Mesagna, il Brindisi che all'ultimo secondo ribalta la partita col Gallipoli, e proprio di queste ore c'è addirittura una nota stampa della società del Gallipoli, giocatori del Gallipoli, sì, che sono stati accusati, non so da chi, se dalla stampa, dai tifosi, di non essersi impegnati più di tanto, mettiamola così. Devo essere sincero, da uomo di sport non credo a queste cose, però c'è qualcosa che mi ha fatto subito balzare le antenne, rizzare le antenne, poi i nostri spettatori potranno andarsela a vedere. Dopo il primo gol del Gallipoli nessuno esulta, ma è una cosa strana, voglio dire, un Gallipoli, sì, di quelle, però vabbè, è andata così. Allora, classifica, 6 punti di stacco tra Casarano e Brindisi che recupererà la partita da giovedì pomeriggio con l'Otranto, in quel di Otranto. Esatto, ma la stessa partita dovrà recuperare il Casarano. Alla fine le prime 5 in classifica hanno tutte quante le stesse numero di partite, e l'alto tavoliere San Severo, l'alto Salento, che nonostante questa infilata, la quarta sconfitta consecutiva, continua ad avere 5 punti di vantaggio sulla Molfetta Sportiva, che ha rosicchiato un punto nello scontro con l'Unione Calcio Biscione. Grandi sorprese per chiudere Otranto e Vieste, perché lì sopra forse ci si aspettava di più un Corato a questo punto. E diciamo che comunque Brindisi e Casarano sono due nomi, le due grandi del campionato, a mio parere. E quindi, sì, sicuramente lotteranno fino alla fine. Promozione in girone A, dove fondamentalmente dove da notare la debacle del Girosa nel derby contro il Martina 5-0, un Girosa che è sceso in campo al Tursi di Martina rimaneggiato, mancavano 3-4 giocatori un po' influenzati, un po' infortunati, ma il Martina che ha avuto vita facile col Girosa. Primo tempo grande equilibrio, 1-0, c'era stata una traversa del Girosa, poi nel secondo tempo la squadra di Maraciulo ha praticamente dilagato, accorciando ulteriormente la classifica per il terzo pareggio consecutivo del San Marco. Ricordiamo che tra pochissime domeniche Martina e San Marco si sfideranno in una sfida. Ricordiamo anche fino a qualche domenica fa, quando il Martina doveva ancora recuperare la partita con... Erano 12 o 13 punti erano di distacco. 12 punti di distacco. A un certo punto ora ci giriamo e guardiamo che San Marco in Lapis 44, Martina 42, è una lotta a due ormai, e in coda le Trulle Grotte 8 sembra quasi arresosi per la retrocessione. Prossimo impegno, Girosa, nuova Spinazzola, esatto, Martina Franca. E Girosa che comunque è seppellì a un, sì, punto dalla zona play off. E quindi speriamo che entrambe le squadre pugliesi possano darci soddisfazioni. Decisamente. Nota di cronaca del presidente La Carbonara delle scorse ore, che ha chiesto aiuto alla cittadinanza, ai tifosi, perché probabilmente economicamente non riescono a portare avanti più di tanto il progetto. È un problema di molte piazze. Girone B,
Giovedì abbiamo il bel pareggio del Talsani in quel di Maglie per 0-0, non guardate la classifica perché comunque andare a giocare in quei campi in Maglie era stata costruita per i playoff, esatto. E stanno andando male le cose, ma chissà per quali fattori. Beh, lo stesso motivo che lega all'improvviso, vedi Lizzano che dopo il 5-0 esterno, vittoria della domenica scorsa, rifila un 3-1 al Brilla Campi, quindi 8 gol fatti e 1 subito e Mignoni ha rivitalizzato, aggancia in Tricasa e Maglie e accorcia su Stugna e Carovigno un punticino, esatto. E quindi, domenica c'è una grande partita con la perché vi ricordate, l'avevamo detto in tempi non sospetti, tra Uggente e De Chi Calcio, lo stesso mister Frascella, lo stesso presidente Fornale del Talsano, sono le due grandi del giro. Il Deghi più avvantaggiato rispetto all'Uggente, il Deghi sta venendo fuori. Il Talsano andrà a giocare in casa con Luggiano, scontro diretto se vogliamo, esatto, chiamarlo così. In caso di successo, il Talsano sarebbe in la matematica lo dice in piena zona playoff, acciuffando proprio Luggiano a, esatto, 27. E quindi c'è questa partita, questo testa coda tra Deghi Calcio e Lizzano, tutto da vedere per verificare se il Lizzano è solo un fuoco di paglia oppure se veramente ha trovato la quadra per potersi. Intanto si è rimesso in piena carreggiata, poi si vedrà. Prima categoria, girone B e C. Allora, cominciamo con girone B, prima categoria, dove abbiamo questo girone delle Tarantine. Purtroppo l'ennesima sconfitta in terra, 2-3 della Don Bosco Mandura con la Ceda Savio, Brindisi. Il Castellaneta, Corsari in quel di Capurso per 1-0. Nel derby tutto Tarantino, i ragazzi sprint di Crispiano battono 3-0 il San Marzano. Mara Maldeggia passeggia sul campo Leudo di Carovigno contro il San Vito, l'Arset Labro Grottaglie per 6-0 e pareggio delle reti bianche tra Città di Massafra e Sava. Un mezzo favore qui al Grottaglie che allunga ancora sul Sava. Anche qui una lotta ormai quasi a due praticamente. Con il Castellaneta in teoria al primo posto perché ha una partita in meno e ha vinto lo sconto diretto, però il Castellaneta che recupererà a breve la sua partita, quindi Arset Labro 41, Castellaneta 38, Sava 29 e quindi queste prime tre posizioni parlano tutte tarantine. Il Città di Massafra che supera il San Marzano, ricordavo San Marzano che era arrivato fino alla vetta dai 18 punti. Il Città di Massafra era ultimo dopo le prime partite, invece il buon lavoro di mister Minosa alla fine sta pagando nonostante un punto dal col Grottaglie ed è a un punto dal playoff e quindi tutto in gioco per quanto riguarda la Città di Massafra, per quanto riguarda il San Marzano. Nelle retrovie abbiamo detto ahimè solo 3 punti per il Don Bosco Manduria, ma che non è spacciato perché con un successo si va a fare il playout, l'Atletico Acquaviva e quindi sarebbe in più il playout. Andiamo avanti col girone C dove fondamentalmente c'è il 2-2 se non ricordo male tra Poggiardo e Mandura Sport, il rimonta da 2-0 a 2-2, il Mandura Sport che ha sempre una partita in meno e 5 punti di svantaggio dalla Virtus Martino. Ok, perfetto, avremmo dovuto avere il collegamento telefonico il presidente della Vibrotec Leporano, signor Di Giuseppe, ma per motivi di tempo e per improvvisi impegni sopraggiunti da parte del presidente lo rinvieremo alla prossima settimana, anche se stiamo lavorando alacremente insieme all'amico e compagno di avventura Alessio Metrale, uno speciale dedicato alla pallavolo. Regia, prossimo turno Serie D giro H. Eccolo qui. Allora, velocemente i pronostici. No, guarda, ma neanche velocemente. Facciamo finta che non ci interessi questa schermata. Io ti guardo, ti dico soltanto, guarda bene, guarda la schermata, ti interrogo. Cerignola Bitonto. X. Fondamentalmente un pareggio che potrebbe tra virgolette escludere il Bitonto, demoralizzarlo e il Cerignola ide compatate, perché fondamentalmente il Bitonto penalizzerebbe solo il Cerignola perché il Bitonto si vuole divertire, punta alla salvezza già acquisita ormai vuol fare i playoff. Poi abbiamo questa trasferta in terra brindisina del Picerno, che va un solo KO in tutta la stagione. Il Taranto ha rischiato di vincere a Fasano e poteva essere la prima sconfitta. Il campo di Fasano quindi non è facile. Prevedo un altro pareggio. Ok, poi guarda, fa la posta le prime tre partite abbiamo la trasferta in di Gragnano. Allora, Gragnano che non è famoso soltanto per la pasta, ma appunto parlavamo di questo allenatore. Ricordiamo che il Gragnano all'anno
andata, fu battuto soltanto all'ultimo, al 91esimo, a 2 minuti e mezzo dal termine, sul calcio d'angolo di Marsiglia. Calcio di Marsiglia è una mezza imprecisione del portiere avversario, sì, che non riuscì a trattenere o a respingere la palla in modo adeguato, praticamente se la buttò in porta. Che cosa ti aspetti da questa partita? Un'altra alchimia tattica di mister Campana, o il tanto è più forte di qualunque alchimia tattica? Allora, con le squadre di Campana storicamente abbiamo sempre sofferto, anche se tra pareggi e vittorie siamo riusciti a far punti. Quest'anno appunto abbiamo vinto 3-2, l'anno scorso a Gragnano vincemmo 3-1, un bel 3-1. Non è mai facile giocare contro queste squadre qui, perché squadra giovanissima, allenatore forse il più esperto di tutte e 18 le formazioni di quest'anno, sia per età che per militanza in questi campionati. Quindi sicuramente studierà qualche diavoleria per metterci in difficoltà, però di contro c'è un Taranto che gioca la prima di 3 finali, perché io reputo Gragnano e Cerignola e poi il recupero di Bitonto a sé 3 finali, perché facendo 9 punti la matematica ti potrebbe consegnare il primo posto, perché scavalcheresti il Cerignola in automatico e con un passo falso del Picerno saresti primo, quindi... Il Taranto non può permettersi, con i 25 calciatori che ha, il bravo allenatore che ha, lo sta dimostrando sul campo, non lo dico io, di perdere su un campo di una squadra ostica da rispettare, ma sicuramente inferiore a livello di valori tecnici. Tattici no, perché Campana io lo stimo e lo rispetto, ottimo allenatore, però una squadra che deve vincere il campionato, almeno così dicono, non può permettersi di perdere su campi di medio-bassa classifica. Ti posso metterti il pepe sulla coda? Stavolta oggi niente veleno, lo faccio con te il pepe sulla coda, niente veleno, siamo buoni oggi. Ci può essere, al di là delle motivazioni, influenza, non influenza, non è stato bene, un caso Marsili? No, assolutamente no, secondo me no. Tutto tranquillo, assolutamente no, anche perché comunque Panarelli ci ha dimostrato con i fatti che ogni domenica 2 big vanno in tribuna, sono andati tutti, mancava Marsili, la prossima volta toccherà, non lo so, Manzo c'è stato, Massimo non ha giocato per un lungo tempo, quindi sono tutti giocatori, guadagno si è fatto. Ti rifaccio un'ultima domanda, squadra che vince non si cambia o prevedi qualche cambiamento per Gragnano? Un po' più di prudenza forse, anche se no, dobbiamo... Quella che vince non si cambia. Sì, troppo forte. Perché ti diverti con Esposito, Giano, ti diverti, calcio champagne, D'Agostino non dà riferimenti. Un po' più di prudenza tattica, ma la squadra per me l'undi, forse a centrocampo buona volontà sostituirei, perché la partita, l'esperienza di Marsili. Però occhio, non puoi... Allora, un ritocco, diciamo, metterei Ferrara e Di Bari come centrali. Tornerebbe Carullo di conseguenza e poi i Marsili Manzo vanno a fare una roccia a centrocampo. Vedremo. L'attacco, la fase offensiva, il portiere. No, ormai penso che si sia abbastanza anche capito nelle intenzioni di Panarelli, che l'attacco ormai lui lo vuole over. Ha provato varie soluzioni. Ma anche perché no, a parte Salatino non hai più under. No, ma credo che poi comunque, voglio dire, lui difficilmente vedremo la soluzione con le doppie punte. No, nel senso, le due punte o Favetta o Croce o adesso Roberto. Abbiamo 3 prime punte, quindi numericamente no, perché domenica agli ultimi 10 minuti ha provato a giocare con 2 punte, sì, una coppia inedita, e non si sono pestati i piedi, esatto. Sono andati benino tutti e due. Croce si è mangiato un gol molto simile a quello divorato col Picerno, sì. Entrambi hanno mantenuto la giusta posizione e poi mi sono piaciuti tantissimo i movimenti da centravanti del nuovo. Vedremo, siamo qui. Allora, in perfetto orario, pur essendo partiti in ritardo, chiudiamo questa 14ª puntata. Un saluto particolare, personale, va Eligio Galeone, l'ex addetto stampa del Taranto, che è stato allontanato dal suo incarico. Non vogliamo entrare nel merito della cosa, onestamente ci dispiace, perché è una persona molto a modo, molto professionale, evidentemente così non l'ha pensata la società. Ho
comunque libera di agire come meglio crede. Per questo martedì è tutto, l'appuntamento è a martedì prossimo, sicuramente partiremo in orario, avremo più tempo per chiacchierare anche con altri ospiti importanti. Domenica intanto va a Gragnano, speriamo che la pasta sia ben cotta e che non ci rimanga sullo stomaco. Da chi se li avvice, da Goffredo Trombetta e Alessio Petralla, un saluto, buona serata, buon martedì, buon settimana, sempre soltanto e solamente Forza Taranto, a martedì prossimo. Attenzione! Acquistando da Equivalenza o Pausa Caffè riceverai buoni sconto validi per una fragranza a tua scelta o per un buon caffè presso il centro commerciale Mongolfiera di Taranto.